Allora, bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui anche questa mattina. Come al solito abbiamo la nostra tabella di marcia, insomma, di un'oretta in cui ci dividiamo la chiacchierata, quindi sono risposte molto veloci, come sapete. Parliamo di agroalimentare oggi, quindi investimenti e finanziamenti nel settore, perché è un settore molto, molto particolare, quindi come necessità, come bisogni, e però dal punto di vista delle opportunità di investimento anche visto molto, molto bene e praticamente in Italia. Quindi vediamo un po' di capire con i nostri relatori come si fa a investire, quanto rende, come si finanziano queste investimenti. Allora abbiamo dei relatori particolarmente, insomma, esperti in questi temi. Abbiamo invitato innanzitutto Idea Capital, all'interno di Fund SGR, che come sapete ha un fondo dedicato al settore che è Idea Test of Italy, e abbiamo quindi Pierluca Antonini e Andrea Bertoncello, che sono i gestori del fondo. Grazie quindi di essere qua. Benissimo. E poi abbiamo invitato due banche, perché sono due banche anche loro tipicamente attive in questo settore. Abbiamo Gianluca Pagano, che è responsabile di finanza d'impresa del gruppo bancario Crédit Agricole in Italia. Gianluca, buongiorno. E poi abbiamo Carla Delegna Zanonna, che è Origination Corporate di Banco BPM, che lei è proprio molto focalizzata sul settore. Allora, iniziamo con una domanda ai due gestori, che poi vi dividete un po' voi a seconda di come preferite. È quindi quello di chiaramente dare un minimo di idea, no, del fondo, e quindi quando l'avete lanciato, quanto ha raccolto, e peraltro anche qual è appunto esattamente il focus, perché c'è poi un altro fondo in raccolta, che è il fondo agro, che era Sì, stato annunciato, poi non so, però poi non si è più saputo nulla, quindi devo un po' capire quali sono le caratteristiche, e poi investite insomma nell'agroalimentare, ma appunto agroalimentare vuol dire tutto, vuol dire pasta, vuol dire vino, vuol dire latte, vuol dire poi filiera, insomma, quindi lascio a voi un attimo inquadrare il tema. Grazie. allora, buongiorno innanzitutto, grazie di essere venuti. Il fondo Idea Test of Italy è un fondo che nasce nel fine 2014-inizio 2015 con una raccolta di 218 milioni di euro, interamente dedicato, il primo fondo in Italia di private equity interamente dedicato al settore agroalimentare. Agroalimentare inteso però in senso lato, quindi comunque è un settore dove non è soltanto l'obiettivo di investimento quello della classica filiera alimentare, quindi della produzione alimentare, ma tutti diciamo, le attività e i business che sono comunque collegati al mondo dell'alimentare. Quindi si va dalla logistica alla produzione di macchinari per la trasformazione alimentare, direi anche alla distribuzione alimentare, quindi anche alle catene retail. Quindi diciamo, copre un pochino tutto l'ampio spettro del settore alimentare in Italia, che è un settore estremamente ampio, estremamente interessante, molto frammentato e quindi si presta in particolare per investimenti da parte di fondi private equity in piccole e medie imprese che abbiano l'obiettivo di crescere, di sviluppare e soprattutto di sostenere una crescita a livello internazionale. Il fondo ad oggi ha realizzato 5 investimenti e un disinvestimento. Settori che sono molto diversi tra loro. Quindi abbiamo realizzato un investimento nel settore della ristorazione, nel gruppo La Piadineria, dal quale siamo usciti con successo all'inizio di quest'anno e abbiamo comunque mantenuto una quota di partecipazione perché crediamo molto nel potenziale di sviluppo di questa società, di questa attività. Abbiamo investito nel settore del gelato industriale, quindi nel settore del gelato, in particolare rivolto al mondo del private label. Abbiamo investito nel un altro investimento nell'acqua minerale, nelle bibite, con la partecipazione del gruppo Gorizia. Abbiamo un investimento nel settore dei tappi in plastica per bottiglie, che è una società che è leader in Italia e in Spagna, quindi diciamo comunque una società principale in Europa dell'imbottigliamento, nel settore dei tappi per l'imbottigliamento e abbiamo poi investito nel settore del vino, con un modello di business particolare, quello dell'imbottigliatore,
che quindi nel gruppo Bottega, che è uno dei principali operatori in Italia nel settore del vino, dove rappresenta diciamo, con 180 milioni di fatturato, di cui il 97% all'estero, diciamo, è uno dei principali operatori in Italia in questo settore. Sì, prima di fare un piccolo chiarimento sul Fondo Agro, che è un'altra iniziativa ancora, diciamo, in fase di sviluppo della nostra SGR, quello che diceva Pierluca, soprattutto descrivendo un po' il nostro portafoglio, che rappresenta proprio la diversificazione che riusciamo a creare nonostante una specializzazione verticale, no? Quindi abbiamo, già solo guardando appunto alle aziende in cui abbiamo già investito, abbiamo da food retail a packaging, a produzione, diciamo, di un bene consumer come il gelato, ma con una strategia private label, mentre dall'altro lato abbiamo Luisia, che era un'azienda fortemente esposta sul lato branding. Quindi riusciamo a creare una buona diversificazione nonostante la specializzazione, questo agli investitori è piaciuto, e in più la chiave di specializzazione, devo dire, è qualcosa che con determinate tematiche trasversali su cui riusciamo a essere molto focalizzati, è qualcosa che ci aiuta essere piuttosto, diciamo, convincenti, credibili con gli imprenditori, non sempre, ma qualche volta ci riusciamo. Se vogliamo, tutte queste storie hanno due minimi comuni denominatori, che sono proprio l'espressione di quello che è la nostra strategia di investimento principale. Sono tutte storie di crescita. Noi investiamo in aziende che hanno già avuto una prima fase di successo, perché ce l'hanno avuta storicamente, o perché hanno avuto un rapido sviluppo e che si affacciano su contesti più sfidanti, quindi oppure vogliono passare a una seconda fase o terza fase di crescita ancora più aggressiva e che richiede degli strumenti nuovi. E questo introduce un po' il tema del nostro secondo, diciamo, leitmotiv all'interno del portafoglio, di quello che come fondo abbiamo una vocazione di approccio hands-on, che vuol dire che non ci sostituiamo al management, ma che siamo un azionista attivo. Attivo vuol dire un azionista che non solo è promotore di determinate iniziative, ma si occupa personalmente, siamo un team di 6 persone, di affiancare i vari manager, che in certi casi inseriamo noi oppure troviamo già in azienda, per l'implementazione di progetti specifici. E questo, devo dire, in maniera abbastanza trasversale, forti anche di esperienze che abbiamo già fatto anche in storie di private equity precedenti, su tematiche che possono andare dal branding all'internazionalizzazione, al re-engineering, magari una supply chain, quando questo è richiesto dal nuovo modello di business che approcciamo sul piano commerciale. Lascio la parola agli altri, su un chiarimento. Il Fondo Agro, dicevo, si differisce da Taste of Italy perché Taste of Italy abbraccia tutte le filiere del food and beverage, da business molto vicini a quello agricolo fino alla trasformazione, distribuzione e retail, come nel caso della catena di piadinerie. Non tocca l'agricolo puro, diciamo, la gestione delle aziende agricole, cosa che invece è esattamente lo scopo di investimento di Fondo Agro. È un fondo ancora in fase di raccolta, con un target nell'intorno di 80 milioni di euro, che auspicabilmente dovrebbe vedere la luce nel corso di quest'anno. Grazie. Ecco, volevo però chiedere ancora un po' una cosa. Visto appunto la diversificazione che c'è, immagino che anche le multiple di valutazione possono essere diverse a seconda del sottosettore a cui si investe, non so, cioè Allora, i range che si possono dare. sì, ma allora sui range è difficile dirlo in quanto variano per momenti di mercato. Il food and beverage è un settore che storicamente non è mai stato molto appetibile, scusate, amico del settore, per il private equity, perché non ha mai espresso delle crescite così soddisfacenti. Devo dire, per come era stato concepito fino a quel momento, in realtà noi abbiamo, diciamo, individuato le valenze fin da quando quell'idea di questo fondo è stato appunto partita. Per queste ragioni, storicamente, i multipli del food and beverage non sono mai stati altissimi, anche perché è un settore che, forse più di altri, è molto legato all'economia reale, ma non solo all'economia reale dei consumi. Cioè, facciamo l'esempio, sia negli investimenti nei tappi, nella produzione dei tappi, piuttosto che nel gelato, sono business molte volte capital intensive, dove per raddoppiare il fatturato bisogna raddoppiare la base produttiva, con delle linee spesse volte molto costose. Quindi ci sono dei cicli di investimento un po' più lunghi e degli execution risk che non possono essere remunerati, diciamo, da dei multipli che non siano i double digit multiples che vediamo in questi momenti di euforia. Questo in generale. Dopodiché noi cerchiamo, forti della nostra specializzazione, di approcciare sempre gli imprenditori in maniera
diretta, senza aspettare che ci sia un processo, e quindi spesso la maggior parte dei casi, come dicevo, anche sulla base di progetti che vedono il nostro coinvolgimento su dei ruoli concreti, e questo spesso, diciamo che personalizza molto il rapporto con l'imprenditore, il tipo di valore e contribuzione che possiamo dare alle aziende in cui investiamo. Non ho precisato, prima facciamo investimenti sia di maggioranza che di minoranza, ma anche in minoranza siamo molto attivi, e quindi ecco che questo ci permette molte volte di negoziare dei multipli che non sono esattamente quelli che si vedono sui mercati, sul mercato quando si parla di processi. All'interno del comparto poi, quindi questo per noi differenzia veramente il fatto di pagare un double digit multiple rispetto a single digit, che è quello che invece facciamo di solito. All'interno di questo macro settore poi è vero che ci sono dei comparti, per esempio dell'ingredientistica, degli aromi che spesse volte girano a multipli intorno al 15, ma perché ci sono degli industriali in quel caso, più che fondi, che pagano quelle cifre potendo sfruttare delle sinergie molto importanti. Per il resto diciamo che è un po' figlio della liquidità presente sul mercato, no? Allora, pagano, cioè, cominciamo a parlare con le banche. Ecco, quindi dal vostro punto di vista, diciamo, il settore come si approccia, insomma, alla finanza strutturata, quindi che tipo di prodotti, finanziamenti chiede e poi che cosa proponete? Sì, prima di tutto, buongiorno, grazie per l'invito. Credit & Recall è un gruppo noto per sostenere e per avere un forte focus nel settore agroalimentare, in tutta quella che è la catena e la filiera del settore agroalimentare, quindi dal piccolo produttore fino alla grande multinazionale, fino alla distribuzione, alla GDO. Quindi diciamo che grazie a un'expertise importante, un gruppo di rilievo nazionale, ma allo stesso tempo una vicinanza importante al territorio, riusciamo a seguire con un team specialistico molto, molto skillato il settore e gli operatori. Ovviamente la finanza strutturata si colloca nel segmento imprese corporate, e diciamo che il mercato italiano è un mercato molto ricco in quanto il mid market presenta realtà molto interessanti nel settore agroalimentare. La finanza strutturata solitamente in questo settore, a differenza di altri, deve avere una forte dose di elasticità, in quanto i prodotti sono differenti e bisogna capire le esigenze e vestire le aziende di quello che hanno bisogno sulla base di come il prodotto si evolve. Quindi all'interno della banca e delle persone che vogliono sostenere queste aziende, bisogna avere una conoscenza importante del prodotto, non solo commerciale. La filiera può essere una filiera di prodotto, oppure, come diceva il collega, una filiera allargata relativa ad esempio a tutta la catena produttiva, quindi non solo al prodotto di per sé, ma anche alle industrie che seguono il packaging, i macchinari, la tecnologia, l'IT, tutte componenti che stanno arricchendo e stanno dando un valore aggiunto a quello che è il mercato agroalimentare italiano. Il mercato agroalimentare italiano che è molto forte lato domestico, ma che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale nelle esportazioni e nella fase diciamo di internazionalizzazione. Da un punto di vista di finanza strutturata ci piace seguire le aziende sia nella fase ordinaria, quindi nella crescita, come diceva Andrea, negli investimenti ordinari, negli investimenti quotidiani delle aziende per la crescita fisiologica, sia nelle operazioni di discontinuità, quindi in caso di opportunità M&A, dato che le aziende italiane sono sia molto appetibili per i capitali, e spesso incrociamo investitori istituzionali come gli amici di Idea, ma spesso sono anche acquisitive verso realtà nazionali e internazionali, e ci fa piacere supportarle in questa fase di crescita e dare loro, essere loro partner per la crescita e per l'esportazione anche del brand Made in Italy, che in questo settore è particolarmente forte. Ecco, quindi sì, quindi dal punto di vista ovviamente acquisition finance in questo caso funziona come in realtà per altri tipi di aziende.
Ecco, invece per la finanza più ordinaria ci sono diciamo, delle strutture particolari che magari proponete? Sì, si passa dalla classica finanza strutturata per investimenti, quindi quando ci sono linee produttive abbastanza standard, su prodotti abbastanza standard, a invece prodotti tailor-made, quindi costruiti per aziende dove magari il prodotto che l'azienda appunto produce ha delle peculiarità, come ad esempio avviene nei prodotti stagionati, dove il magazzino è una componente importante della vita del prodotto e quindi delle esigenze dell'azienda. E allora noi come Cadia Agricoli in passato lo abbiamo fatto e lo facciamo, modellizziamo ad hoc per l'azienda degli strumenti, ad esempio per la gestione e del consolidamento del magazzino, su prodotti particolari, quindi soprattutto stagionati, dove c'è bisogno per l'azienda appunto di riuscire a smobilizzare circolante in determinati periodi dell'anno con grande elasticità. Grazie. Prego. Ecco, allora più o meno stessa domanda in realtà anche per Banco BPM, quindi che tipo di prodotti andate a offrire? Quindi magari facciamo un passo indietro, quindi se riusciamo anche proprio a spiegare perché le aziende agroalimentari sono diverse dalle normali manifatturiere, quindi hanno delle esigenze particolari. Perfetto, grazie. Allora, mi presento, io sono Carla Zanon, ho lavorato in Investment Bank di Banca Akros fino a dicembre e dal 2 di gennaio sono in staff all'Origination Team di Banco BPM e mi occupo di Food and Beverage. L'approccio col Food and Beverage per me è cominciato parecchi anni fa, quando all'interno dell'attività di Credit Advisor abbiamo cominciato ad avvicinare le società del Food and Beverage. E abbiamo cominciato dalla produzione. Perché? Perché secondo noi lì c'è il cuore del vero food and beverage. Solo per darvi un po' di numeri, stiamo parlando di 132 miliardi di produzione che negli ultimi 6 anni non ha fatto altro che aumentare, con un indice di crescita doppio rispetto al PIL. Stiamo parlando di 63.000 aziende, per cui un settore molto molto frammentato, e da lì poi nascono tutte le peculiarità del settore. All'interno del food and beverage ci sono dei sottocomparti che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Abbiamo cominciato ad analizzarli e ci siamo resi conto che un problema fondamentale per queste aziende era lo stock di magazzino, che dal punto di vista bancario veniva considerato come un elemento di criticità. Invece per noi è diventata una fonte di volontà di valorizzazione, perché è proprio lì, secondo noi, che le aziende hanno bisogno di essere sostenute. Tanto è vero che abbiamo fatto anche uno studio sui microsettori e ci siamo resi conto che nei 3 settori diciamo più emblematici, vitivinicolo, stagionatura di formaggi e stagionatura di prosciutti, il livello dell'indebitamento molto spesso è superiore o uguale al magazzino. Quindi c'è un forte tema di working capital e di smobilizzo. Abbiamo cercato di capire com'era il flusso della produzione per cercare il modo migliore per rendere bancabile questo flusso. Ci siamo resi conto che la normativa dava la possibilità di introdurre un concetto nuovo, che era il concetto della rotatività, per cui non più come era successo in passato l'esigenza di smobilizzare il magazzino per darlo a garanzia, ma bensì il magazzino, e quindi toglierlo, sottrarlo da quello che era il ciclo produttivo, ma il magazzino rimaneva in azienda, poteva essere continuamente lavorato, perché si è introdotto il concetto appunto di rotatività, quindi la garanzia che siamo andati a prendere era una garanzia sulla categoria merceologica. In più abbiamo introdotto un altro concetto, il controllo costante e continuo del valore del magazzino, proprio con un concetto da investment banking, quindi un mark-to-market pressoché quasi giornaliero in alcuni casi. Questo è piaciuto talmente tanto agli uomini dei crediti del banco che siamo riusciti a convincerli di liberare un plafond di 800 milioni di euro dedicato esclusivamente a operazioni di inventory loan sul food and beverage. Ha avuto un successo incredibile presso i produttori.
perché per una volta qualcuno andava a dirgli che il loro magazzino non era una criticità, ma era invece un elemento da valorizzare. E su questa scia devo dire che negli ultimi 3 mesi abbiamo una pipeline di operazioni molto interessanti, mantenendo comunque all'interno del perimetro societario. Poi evidentemente c'è un altro tema molto, molto importante, che è il destocking del magazzino, perché ha degli effetti benefici su ovviamente la PFN. Però devo dire che se si fa un'operazione di education, quindi si comincia a far capire agli investitori che gli indici, i ratio di PFN su EBITDA per questo tipo di aziende dell'agri-food non possono essere paragonati, secondo me, a quelli del mercato. Primo perché le 63.000 aziende dell'agroalimentare sono composte non in prevalenza ma in buona parte da società cooperative che hanno quindi logiche anche di rendimenti molto diversi. Se pensiamo per esempio ai primi 2 operatori del vitivinicolo, sono 2 società agricole, cioè società cooperative, quindi hanno logiche molto diverse. E apro una parentesi, su quelle bisognerà anche intervenire per aiutarle a valorizzarle invece in maniera alternativa a quelle che sono le peculiarità della loro attività. E quindi se riusciamo, secondo me, a lavorare facendo capire che ci sono dei ratio di leva molto importanti ma dovuti all'immobilizzazione, come abbiamo fatto noi al nostro interno con l'ufficio crediti, secondo me si riesce anche a far capire che quello è un asset. In maniera molto visionaria noi diciamo sempre che il magazzino in realtà è circolante con lo sconto, cioè stabilito un valore di scarto relativo alla volatilità del prezzo, di fatto quello è un circolante con lo sconto, anche perché nell'agroalimentare si applica la normativa sui beni deperibili, quindi la possibilità di escutere un bene sul magazzino è facilitata dalla normativa stringente che prevede che in caso di escussione, se si va dal giudice curatore, si debba avere il decreto ingiuntivo entro 60 giorni, e questo è un altro elemento che ci ha fatto pensare che l'agroalimentare si addice a strutture di inventory loan, oltre ai controlli. Anche sui controlli, l'agroalimentare, io quando ho cominciato 5 anni fa a studiare la normativa vitivinicola, che ci ha impiegato 6 mesi perché è frammentaria e non esiste un codice del vitivinicolo, mi sono resa conto che in effetti è uno dei settori più controllati, perché tra l'antifrode, i vari disciplinari soggetti a controllo del Ministero, veramente ogni movimentazione di magazzino e di cantina corrisponde a una registrazione contabile, e adesso con il registro contabile noi riceviamo tutti i giorni le movimentazioni anche di un litro di vino che viene gestito, movimentato in cantina. Quindi questo impianto normativo, secondo noi, dà la possibilità di strutturare operazioni finanziarie a sostegno del magazzino, e tra l'altro con un loan to value che per quanto riguarda la nostra operazione è particolarmente premiante, perché arriviamo dei livelli dell'80% quando invece nell'ipotecario i nostri crediti non mal vedono aumentare il loan to value oltre il 50-60%, proprio perché il controllo della garanzia e il valore della garanzia non è fatta con una logica di mark to market costante. In più, questo controllo di fatto sulla produzione dà anche il polso dell'andamento aziendale molto prima che poi si concretizzi in problematiche creditizie. Perché se noi vediamo il magazzino che rispetto agli ultimi anni si muove in maniera anomala, abbiamo subito un campanellino d'allarme. Insomma, tutti questi elementi ci fanno dire che questa è la strada giusta. Quindi noi in questo momento ci siamo focalizzati sulla produzione, perché poi è il cuore del food and beverage, secondo noi. È vero che in questo momento c'è in atto, secondo me, un movimento molto interessante, e quindi un allargamento della filiera produttiva e a sostegno poi di tutto il discorso del Made in Italy, perché il Made in Italy ha un valore incredibile,
se il produttore controlla tutta la filiera, per cui ci sono sicuramente temi di aggregazione molto importanti, quindi su tutta la catena del valore, anche se poi la catena del valore si concentra sulla trasformazione, cioè sulla parte industriale, però c'è tutto un movimento che è molto molto interessante e che apre scenari, secondo me, per la finanza molto variegati. Grazie. Allora, torniamo invece al fondo. Quindi Bertoncello e Antonini, magari ci fate qualche esempio di operazione che avete seguito, ma magari appunto raccontando un po' come avete fatto a identificare questa l'azienda target, il tipo di approccio che avete avuto con l'imprenditore, che tipo di poi gli accordi, no? Avete fatto anche nella governance durante insomma, la permanenza nel capitale e anche in vista poi di un'uscita. Sì, possiamo parlare diciamo, forse del primo investimento che abbiamo fatto, quello della cultura pedineria, che diciamo anche prima exit realizzata, quindi suona bene, andiamo facile, diciamo, siamo in discesa. Ma diciamo, noi, come diceva prima Andrea, cerchiamo sempre di entrare nelle aziende attraverso un approccio proprietario, quindi non attraverso advisor chiaramente con processi strutturati eccetera, ma con una rete di contatti con i commercialisti, con persone che sono vicino alle imprese, che conoscono gli imprenditori, e questo ovviamente facilita anche la nostra specializzazione, nel senso che su un processo tutti i fondi sono uguali, sono tutti bravi, sono tutti capaci, non avremo una particolare capacità di distinguerci rispetto ad altri. Quando c'è un processo, fai la lettera, fai un memorandum, fai offerte non binding, poi vai in asta, eccetera. Mentre invece su un rapporto proprietario è molto più facile, diciamo, scaricare a terra quella che è la nostra specializzazione, la nostra competenza, che non è altro, al di là delle capacità personali, possono essere più o meno elevate, è il fatto che lavorando in questo settore vediamo tantissime aziende in questo settore, quindi ogni azienda vediamo se anche non abbiamo il competitor piuttosto che il fornitore, il cliente, cioè abbiamo dei rapporti comunque, per cui riusciamo a leggere il mercato con un'ottica sicuramente più vicina a quella dell'industria rispetto a quella classica della finanza o di un fondo generalista che approccia N settori, N segmenti, quando dal farmaceutico, all'alimentare, al turismo nello stesso modo. Nel caso della pedineria è stato un rapporto che è iniziato diretto, era una specie di, diciamo, era una società che si stava affacciando al mercato degli investitori, era interessato a, diciamo, a valorizzare il primo gradino di sviluppo che aveva fatto e abbiamo avuto un rapporto diretto con l'imprenditore, col gestore che rappresentava una serie di imprenditori e di altri soggetti azionisti dell'iniziativa, che è ancora abbastanza confusa, nel senso che non c'era un gruppo identificato, c'era una società, poi c'erano per le singole aree geografiche, c'erano, diciamo, delle partecipazioni di controllo in singole società che gestivano negozi a livello territoriale, quindi il gruppo di pedineria di Roma aveva dei soci romani, il gruppo di Bologna, dei soci bolognesi e via di questo tipo. Quindi diciamo, non era ancora configurato o pronto per un processo classico standard di M&A formale. Quindi noi abbiamo fatto questo tipo di approccio, abbiamo, diciamo, analizzato la società, abbiamo visto che il modello della società aveva delle caratteristiche, secondo noi, molto interessanti, sia per il modello di business, sia anche per l'organizzazione della struttura di cui si era dotata. Cioè una società che, da un punto di vista, era estremamente scalabile. Si era dotata del SAP, cioè una società che faceva neanche 20 milioni di fatturato, direi che è una cosa quasi più unica che rara, il che però consentiva di poter pensare a una moltiplicazione dei punti vendita e una espansione importante senza dover fare degli interventi, senza perdere il controllo. Molto spesso in queste catene di ristorazione che vediamo ci sono dei bellissimi formati, delle idee imprenditoriali interessanti che però si incartano, sotto il termine, sulla crescita oltre una certa dimensione. Quando si va oltre la capacità dell'imprenditore o del promotore dell'iniziativa di seguire tutto direttamente, quindi si fanno 2 ristoranti, 5, 7, quando poi si sale oltre un certo numero si perde il controllo e iniziano i problemi di queste aziende. Cioè, sono tanti casi, ne abbiamo visti anche altri ovviamente in questo settore della ristorazione che diciamo, abbiamo seguito. Quindi queste sono delle caratteristiche particolari per struttura, per processi, per organizzazione interna, oltre ad un modello di business particolarmente vantaggioso, nel senso che comunque sia è una società che ha un modello estremamente flessibile, che si può adattare sia al centro commerciale che, diciamo, al centro città,
si può adattare a superfici di dimensione diversa, si può adattare a utilizzo a consumatori di natura diversa. Abbiamo avuto dei punti vendita che erano, diciamo, aprono dalle 11 alle 5 di pomeriggio, altri che sono aperti fino a mezzanotte, cioè è anche flessibile in termini di fruizione. Quindi questo ci ha particolarmente, diciamo, catturato la nostra attenzione. Abbiamo discusso con l'imprenditore, c'erano alcuni altri soggetti interessati all'azienda, però non sono riusciti, secondo noi, ad avere a creare lo stesso rapporto con il gestore della società che abbiamo creato noi, perché gli abbiamo dato fiducia, cioè loro avevano già il classico strumento, arrivo come fondo, faccio un'operazione, metto il mio controller, metto il mio CFO, metto il mio manager e tu azionista ti fai da parte, eccetera. Noi invece abbiamo creduto che questo manager potesse, diciamo, essere l'asse portante di uno sviluppo futuro e di una crescita che si è poi realizzata. Quindi su questa base, diciamo, abbiamo fatto la nostra proposta, siamo andati, diciamo, in discussione con l'imprenditore, abbiamo trovato un accordo di estremamente rapido, per cui abbiamo fatto un'operazione che si è chiusa sostanzialmente in termini di raggiungimento delle intese, degli accordi, nel mese di novembre del 2014, quando il fondo stava poi facendo il secondo closing, e l'abbiamo poi formalizzata perché c'era un tema di execution che richiedeva comunque un certo tempo, che era sostanzialmente l'ottenimento dell'assenso da parte dei centri commerciali al cambio di controllo, quindi che autorizzassero un change of control della società. Abbiamo chiuso a maggio del 2015. Cosa abbiamo fatto nella società, per il nostro tipo di lavoro? Abbiamo sicuramente rafforzato la struttura, abbiamo messo delle persone chiave alla parte di sviluppo commerciale, abbiamo rafforzato la rete di controllo, la rete sul territorio, per poter avere un tasso di crescita superiore. La società faceva dalle 10 circa aperture all'anno, quando noi abbiamo comprato aveva 85 punti vendita, di cui 25 diretti, quindi a gestione diretta, 60 in franchising. Quando l'abbiamo ceduta alla fine del 2017 aveva 170 punti vendita, di cui 100 a gestione diretta e 70 in franchising. Quindi abbiamo dato una spinta importante allo sviluppo e alla crescita anche attraverso il rafforzamento della struttura organizzativa, della struttura di controllo e di la parte amministrazione e finanza. Ci siamo attivati per una serie anche di piccole acquisizioni, cioè abbiamo acquisito i francesi più interessanti per chiaramente poter accelerare questa crescita, questo sviluppo. Chiaramente i negozi di gestione diretta hanno una marginalità superiore rispetto a quelli di gestione diretta. La società ha sviluppato quindi una crescita significativa, da 20 milioni di fatturato nel 2014 con 4 milioni di EBITDA, siamo arrivati a 18 milioni di EBITDA nel 2017 con 55-56 milioni di euro di fatturato, e una traiettoria di sviluppo ulteriore, non soltanto limitata all'Italia, ma anche all'estero, perché abbiamo anche fatto le prime aperture di punti vendita all'estero, a gestione diretta anche questi, in Francia, proprio per validare il modello, diciamo, di business della società e per poter avere anche un'ulteriore potenzialità di sviluppo da offrire ai successivi acquirenti del gruppo, che non fosse limitato al territorio nazionale, dove comunque si può raddoppiare la rete di vendita, la rete di punti di vendita, ma anche di avere comunque uno sviluppo internazionale significativo, a partire focalizzandosi su un paese che è la Francia, non il più facile sicuramente, perché non è, diciamo, rispetto ai mercati, diciamo, tedeschi, conoscono meno il prodotto, ma proprio per questo sfidante, ma devo dire di grande successo. Quindi abbiamo aperto i primi due punti vendita nel sud della Francia, a Nizza e Marsiglia, e adesso stiamo facendo un'ulteriore espansione abbiamo circa 6 punti vendita in apertura in Francia, e l'obiettivo è di arrivare a un'apertura significativa, quindi di avere oltre 100 punti vendita nell'arco dei 3 anni. Quindi, diciamo, questo è un po' il tipo. I rapporti che abbiamo avuto con l'imprenditore sono sostanzialmente stati, diciamo, molto, molto lineari. Quello che abbiamo fatto una razionalizzazione del gruppo, abbiamo comprato tutte le minoranze, le abbiamo poi razionalizzato la struttura, oggi c'è una società holding, che è quella che produce la pallina, come si chiama, diciamo, l'impasto, e che poi lo distribuisce a tutti i punti vendita, sia diretti che franchising, e ha una società che si chiama Gruppo Negozi, dove sono raggruppate la gestione di tutti i negozi a gestione diretta, posseduta al 100%, e poi c'è la società immobiliare che possiede lo stabilimento dove viene svolta la produzione, che è un stabilimento e uffici, diciamo, molto semplice, in provincia di Brescia.
Quindi abbiamo anche fatto un'attività di razionalizzazione societaria che ha reso molto più leggibile il gruppo e anche molto più chiaro dove fosse importante svilupparsi e spingere piuttosto che andare sul modello di franchising, ma andare sul modello di gestione diretta dei negozi. Centri commerciali, abbiamo fatto anche centro città. Una domanda. Il ticket medio di investimento, soprattutto quando fatto definite strategicamente, poi naturalmente è un medione, un'acquisizione, avete degli obiettivi in termini di aumento di capitale, cessione quote nell'investimento? Allora, dipende, approcciamo il ticket innanzitutto compatibile, volendo avere un approccio diciamo attivo, non possiamo permettersi di avere un'eccessiva diversificazione di portafoglio, quindi dobbiamo restare negli ordini dei 15-30 milioni per singolo investimento in modo da restare entro una decina di scontare il portafoglio. Questo è un po' un limite, diciamo, massimo e minimo che è flessibile, ma che ci siamo un po' dati per disciplina, poi pronti a fare le dovute eccezioni quando il caso lo richiede. Acquisto azioni e aumento di capitale, facciamo entrambi le tipologie di operazioni. Ad oggi abbiamo sempre fatto acquistazioni per la ragione molto bella, non tanto caso. Per la semplice ragione che entrambe le società che normalmente godono di buona salute non c'era la necessità di fare un aumento di capitale. Su questo fronte però merita di essere fatta una precisazione. Noi abbiamo un approccio alla leva molto prudente, nel senso rispetto ad altri fondi che in particolare in queste fasi di mercato magari mettono leve che sono sopra le 4 volte l'EBITDA. Noi stiamo sempre nel range 2, massimo 2,5, se non, come è successo in diversi casi, non mettiamo debito, anche quando l'azienda ha cassa netta, quindi disponibilità finanziaria liquide in azienda. Questo perché? Perché, rivolgendo il nastro, ricordando quello che dicevo prima, investendo in storie di crescita, spesso a volte è una crescita soprattutto accelerata, come nel caso di Veneria, ma si sposa con livelli di leva che impongono un drenaggio dei flussi dell'operatività corrente a favore a servizio del debito eccessivo e quindi non in ottica di autofinanziamento. Preferiamo strutture, qua per citare velocemente un altro caso, come quella che avevo messo in essere, tra l'altro insieme a Credit Agricole e Unicredit pochi mesi fa, siamo entrati in un'azienda produttrice di tappi, di nuovo un'azienda con 20% di margine, già fortemente leader in Italia e in Europa dell'Est con uno stabilimento della Repubblica Ceca. La strategia di investimento fortemente concentrata sulla crescita per gli esterni, quindi comprare altri player come questa azienda in giro per l'Europa. Abbiamo identificato fin da subito un target importante nel leader spagnolo. Cosa abbiamo fatto in quel caso? Non siamo entrati in acquistazione perché in questo caso l'azienda aveva cassa netta, ma soprattutto c'era una parte della compagnia nazionale che chiedeva di essere liquidata. E non avendo messo debito all'inizio, abbiamo poi invece sfruttato la capacità di indebitamento dell'azienda in fase di acquisizione, quindi abbiamo finanziato interamente l'acquisizione a debito, creando una leva, diciamo, esposta, però in una maniera, diciamo, sostanzialmente, fondamentalmente più virtuosa, cioè strettamente finanziata alla crescita e non semplicemente al finanziamento del bio. Nel caso della Bedinia, quindi avete fatto un'operazione di estrema maggioranza? In quel caso sì. Però, per esempio, in questa seconda operazione dei tappi, dove siamo fortemente attivi, dove sono stiamo perseguendo altri progetti di acquisizione in Medio Oriente, piuttosto che in Nord Africa, abbiamo un ruolo molto attivo e siamo al 35%. Ecco. Qui, per tornare brevissimamente alla risposta puntuale alla domanda, noi abbiamo dei patti di governance e di exit che sono simili a quelli di tutti gli altri fondi. La verità è che cerchiamo più di altri di scriverli al meglio per metterli in un cassetto e dimenticarli. Questo come si può fare? Solo quando, forti di questo approccio attivo, diciamo ciascuno dei due soci porta una parte del fardello. No? Se noi fossimo dentro un'azienda 35% come questa di Piacenza, ad aspettare che l'azionista di maggioranza, incidentalmente l'imprenditore, lavori più di prima per noi, per restituirci un dividendo, per farci fare un mega ritorno ad exit, puoi avere tutta la governance e gli exit provisions che vuoi, ma non funziona così. A un certo punto qualcuno il biglietto del giro di giostra da qualche parte lo fa pagare. Quando invece affianchi l'imprenditore che mantiene fortemente le leve operative dell'azienda in mano, ma per fargli accelerare la crescita, per fargli fare di più, per dargli un supporto concreto, stando tante volte in azienda anche a livello settimanale o mensile, ecco che allora si crea quella partnership che dà valore ai patti, ecco, non che si fonda sui patti. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Grazie. Una cosa, ma potete dirmi l'IRA che avete fatto con la Pineria? Ma possiamo dire qual è stato, diciamo, dire qual è stato il moltiplicatore del money on money? Abbiamo fatto 12,75. Moltiplicato per 12,75. Abbiamo moltiplicato per 12,75 i soldi investiti inizialmente.
Quindi un ritorno in termini generali non è significativo, perché se una volta il 100%, cioè ha poco senso aggiungere. 12 volte capitale in 3 anni. Sì, 12 volte il quasi 75, quasi 13. Peccato, non si riuscirà a 13. In 2 anni e mezzo. Però appunto è stato un esempio di che ha forte sinergia col management. Abbiamo reinvestito anche a questi livelli, proprio perché riteniamo la società abbia un management che nel frattempo si è sviluppato in maniera importante e che abbia tutte le possibilità, le potenzialità per fare un'ulteriore crescita sia in Italia, dove continuiamo ad aprire, continuiamo ad avere delle grandi soddisfazioni, abbiamo un like for like, quindi valutando la performance dei negozi che sono aperti da più di 24 mesi, quindi avremo un periodo di continuità abbastanza, diciamo, di riferimento, superiore al quasi 5%, quindi comunque significa che i negozi aperti da più di 24 mesi continuano a crescere. E questo è estremamente significativo e importante, più le nuove aperture, perché è una società dove, diciamo, cresceva generando cassa, proprio perché avendo un payback molto, un break-even molto basso e un payback molto ravvicinato nel tempo, effettivamente superato una certa dimensione, il cash flow generato dai negozi aperti era più che abbondante per, diciamo, finanziare l'apertura delle nuove continuità anche in fase accelerata. Ripeto, da 10-11 che faceva prima, ne abbiamo fatti 40 l'anno scorso. Di aperture, tutte positive, tutte con l'EBITDA positivo, quindi questo è estremamente importante. Grazie. Allora, passiamo a Pagano, anche qua, qualche resisto insomma di Shagalei, così ci racconta. Sì, abbiamo avuto la fortuna di accompagnare l'idea in entrambe le operazioni, sono due operazioni di grande successo e devo dire che in entrambe le operazioni siamo riusciti, come crede Ricolla, ad abbinare l'operazione finanziaria a un rapporto di partnership commerciale. Quindi ci fa piacere essere partner di entrambe le società nel quotidiano, oltre che nel momento di discontinuità importante o nel momento acquisitivo importante. E devo dire che l'approccio del fondo è proprio quello corretto, equilibrato, ma allo stesso momento strategico, che riesce ad accompagnare l'imprenditore non in maniera invasiva nell'operatività quotidiana di business, ma più, se permettete, nella strategia, nella visione a 360 gradi e nella prospettiva nazionale e internazionale di crescita dell'azienda. E questa, secondo me, è stata una binata vincente, e il lato debito dà una sicurezza di trovare una continuità nell'azienda, e entrambe le conosciamo perché sono nostri clienti, e dall'altro avere un partner con cui si può parlare, si possono condividere progetti e li si affianca molto volentieri in maniera equilibrata a un debito sostenibile. Quindi sono sicuramente due opportunità di successo che ci piace ricordare frequentemente. Poi noi come gruppo bancario abbiamo, diciamo, la fortuna di essere legati al territorio della Food Valley italiana in maniera importante, quindi le opportunità sono quotidiane, sono frequenti. Recentemente abbiamo accompagnato anche un fondo francese nell'acquisizione di Monviso, un'azienda importante nel bakery italiana. Sono numerevoli, sono veramente quotidiane le opportunità in questo settore per noi. Tra l'altro, tornando anche al discorso precedente, recentemente il gruppo Credit Recall, tramite il nostro asset manager Amundi, ha lanciato anche un fondo per il sostegno del magazzino delle PMI italiane, il fondo Cibus, e di conseguenza il nostro approccio è un approccio a 360 gradi bancario, finanziario, commerciale e non solo, per appunto veramente un fiore all'occhiello dell'economia italiana, che secondo noi è da seguire quotidianamente ad ogni livello e sotto ogni punto di vista. Grazie. Allora, finiamo il secondo giro, ecco, con qualche considerazione a proposito di normativa, no? Perché ne parlavamo giusto prima, no? Un paio di anni fa ormai insomma, è stata varata questa legge per cui è possibile, no, il pegno non possessorio. E quindi era già stata vista questa come un'opportunità interessante, soprattutto proprio per il settore, e poi però non ci sono state messe in pratica della cosa, perché effettivamente non ci sono ancora questi famosi
decreti attuativi. Quindi qualche considerazione operativa. Allora, le considerazioni operative sono, ricordando magari esattamente cosa è non posso fare. Sì, beh, ma allora, due anni fa il legislatore ha introdotto l'impegno non possessorio, che quindi riesce, allora, innanzitutto è servito per allinearsi alla normativa europea. Col pegno non possessorio, di fatto, qualsiasi tipo di garanzia, quali per esempio il privilegio speciale, diventa un pegno a tutti gli effetti con dei benefici per quanto riguarda la banca finanziatrice sul discorso dell'assorbimento di capitale e poi per quanto riguarda il borrower ovviamente un miglioramento anche dei costi. E prevede una gestione, dovrebbe prevedere una gestione molto molto semplice, perché il tutto si dovrebbe concretizzare in un registro tenuto dall'ufficio delle entrate, registro che non è mai stato reso operativo perché di fatto mancano i decreti attuativi. Allora, sono passati due anni, sono caduti i governi, ci sono state le elezioni e tutti si sono dimenticati. Al di là della dichiarazione di intenti siglata a febbraio con Confindustria, devo dire che noi abbiamo cercato in tutti i modi di fare pressioni anche con i nostri clienti e con le varie associazioni di categoria, perché veramente porterebbe un cambiamento epocale sulla possibilità di avere un pledge così importante sul magazzino. Stiamo ancora aspettando, nel frattempo però noi ci stiamo già attrezzando, tutte le nostre operazioni prevedono già il passaggio automatico al pegno non possessorio, sia dal punto di vista legale che operativo, per cui appena ci saranno i decreti attuativi e la possibilità di utilizzarlo, noi vediamo un miglioramento anche delle condizioni finanziarie per i prenditori. Perché, però questo potrebbe essere più interessante per il settore alimentare rispetto ad altri settori, nel senso io posso essere un produttore di qualche macchinario, do un mio tornio, impegno e però continuo a utilizzarlo, oppure invece do il mio magazzino di forme di formaggio. Perché la differenza è che il macchinario non è fungibile, mentre invece il magazzino sì, e il pegno non possessorio introduce proprio il concetto che esiste un pegno ma senza la necessità dello spossessamento del bene e di conseguenza questo ha una velocità di escussione incredibile, perché basta semplicemente una comunicazione all'ufficio delle entrate e si va ad aggredire immediatamente il magazzino senza aspettare 60 giorni, e questo è il primo elemento. Poi c'è un elemento ovviamente anche di normativa e di assorbimento patrimoniale. Lei però ha introdotto, ha accennato una cosa che mi sta particolarmente a cuore, il pegno sui macchinari. Io adesso dirò una cosa che non è per niente bancabile, ma io cerco sempre di, non è per niente bancaria, ma io cerco sempre di dissuadere i nostri clienti a finanziare i macchinari attraverso il privilegio speciale, perché dal punto di vista della banca, io penso che un macchinario per l'imbustamento dei booster piuttosto che per cucinare qualcosa sia molto difficile da escludere, quindi sia una garanzia molto complessa nel momento in cui io voglio andarla ad aggredire. Per cui se guardo al mondo del food and beverage, ma in generale al mondo della produzione, mi va bene l'ipotecario. La garanzia sulle capex, diciamo a breve, mi piacciono di meno, mi piace molto di più avere la garanzia sul magazzino. E questa garanzia sul magazzino, devo dire, un'altra cosa che non ho detto prima che ci tengo, è vista dagli operatori come uno strumento per andare anche a calmierare quella che è la volatilità delle materie prime, perché nel food and beverage non esistono delle coperture, e soprattutto per le aziende che vanno ad acquistare all'estero. Io sto pensando a coloro che producono per esempio frutta secca o qualsiasi altra produzione, avere un polmone finanziario a medio termine, perché le nostre operazioni sono a medio termine, che dà la possibilità di programmare gli acquisti di magazzino anche sul lungo periodo, per esempio anche della pesca.
la pesca mondiale ovviamente è stagionale e quindi gli operatori devono cogliere le opportunità nel momento in cui le materie prime sono disponibili e non sempre coincidono con le loro disponibilità finanziarie. Quindi avere un polmone finanziario che gli dà la possibilità di programmare anche gli acquisti delle materie prime e in qualche modo andare a fare hedging sul prezzo della materia prima è una cosa che ha riscosso moltissimo successo. Grazie. Allora, non so se c'è qualche domanda dal pubblico, una ce n'è. Alcuni finanziamenti hanno dei ticket particolari di banco per il banco? Banco sempre finanziamenti garantiti ai magazzini? No, dipende poi dall'azienda, dal magazzino e dal contesto in cui viene fatto, ovviamente. Sicuramente va valutato con attenzione, perché comunque il magazzino è un asset, è vero, però va valutato il contesto in cui viene preso e anche l'eventuale diciamo catena poi per la gestione del magazzino stesso nel momento in cui viene deconsolidato o nel momento in cui viene presa una garanzia deve essere escluso. Quindi temi di ticket non ce n'è in particolare. Ecco, per quanto riguarda noi invece in questo momento stiamo lavorando su operazioni tailor made, per cui di fatto ci sono dei temi di ticket. Stiamo però cercando di organizzare in tutta la struttura la possibilità di utilizzarlo anche per size più piccole. Diciamo che in questo momento la nostra size minima per quanto riguarda il loan è circa di 10 milioni di euro, che corrisponde a un magazzino di 15, 18, 20, dipende un po' anche da che magazzino, che volatilità esprime il prezzo della materia prima e del semilavorato. Ancora una? Sì, stando sempre su questo tema, come sapete bene voi, il mondo agroalimentare ha una contabilità particolare, molto difficile da capire. Il vostro intervento tende ad andare su aziende più strutturate, più grandi, in cui i conti sono più leggibili, oppure, visto che comunque guardate al magazzino, vi interessa solo quello della contabilità dell'azienda, vi interessa relativamente per ciò, riuscite ad andare anche su aziende piccole, molto piccole, micro. Allora, c'è il tema che in questo momento noi cerchiamo di lavorare su size più importanti e quindi escludiamo per definizione quelle aziende più piccole. In realtà tutte le aziende, anche quelle piccole, su alcuni settori sono soggette a una normativa molto stringente che prevede una contabilizzazione prima del magazzino in maniera day by day e anche telematica. Se lei si riferisce al problema della contabilità delle aziende agricole, sì, quello è un argomento che non abbiamo ancora affrontato. Comunque va valutato il corporate e va valutata l'azienda, che deve saper gestire i conti non solo sul magazzino ma su tutto l'ambito. Quindi, scusi se interrompo, mi sta dicendo che strutturalmente non si riesce, non riuscite con questo approccio a finanziare le aziende piccole, visto che è una contabilità molto... Aziende piccole sono appunto poco strutturate, ma cosa intende lei per aziende piccole? L'azienda agricola. Ci sono aziende agricole che sono molto, molto che esprimono fatturati importanti. Assolutamente sì. Diciamo che generalmente, guardi, noi abbiamo fatto un'operazione sul vitivinicolo su un'azienda che aveva un fatturato di 30 milioni, che è media nel vitivinicolo. Nel mondo dell'agroalimentare è uguale media, nelle grandi produzioni è piccolina, 30 milioni di fatturato, però era molto strutturata, cioè quindi dipende anche da come è gestita l'azienda, può essere anche un'azienda di 20 milioni, ma ecco, un'altra vitivinicola che abbiamo fatto nel nord-ovest ha un fatturato di 18 milioni, ma è gestita benissimo, quindi dipende poi da ogni realtà. Ultima domanda, poi abbiamo finito, prego. Volevo chiedere dal vostro osservatorio se vi siete dati una spiegazione delle dinamiche di mercato, cioè che sta crescendo, perché è un'opportunità interessante di investimento, quali sono le prospettive e in secondo luogo quanto impatta la tecnologia sia come tema di investimento per creare valore
sia come strumento di gestione del rischio? Io rispondo così velocemente. Allora, innanzitutto io sono convinta che sia un settore che ha delle grandissime potenzialità. È uscita di recente uno studio fatto da Agroalimentare sul buono e ben fatto relativo al Made in Italy, che prevede che i paesi più evoluti a livello mondiale, quindi stiamo parlando degli Stati Uniti piuttosto che Giappone, altri Far East, abbiano la possibilità di importare beni italiani da qui ai prossimi 6 anni con una crescita a doppia cifra. Quindi sicuramente è un settore che è destinato a crescere sull'export, e anche le piccole aziende si stanno secondo me concentrando proprio sull'export, su rafforzare la struttura commerciale. Da qui anche esigenze di aggregazioni. Di fatto, nello studio che abbiamo fatto noi, abbiamo visto che più è grande, più aumentano le dimensioni, più l'azienda ha più possibilità di andare all'estero, più ha una crescita, una redditività. Quindi sicuramente l'export, il mercato italiano, anche se quest'anno ha dimostrato di invertire la tendenza, però è un mercato che non permette lo sviluppo assolutamente con i ritmi di crescita che noi immaginiamo. Sulla tecnologia assolutamente, perché gli imprenditori sono molto più avanti del paese sotto questo punto di vista. Io sono ascoltando gli imprenditori tutto il giorno, stanno già lavorando in maniera molto all'avanguardia. Per esempio mi raccontavano di un microchips che stanno studiando insieme all'università di Trieste per mettere il microchip nella coscia del maiale e poi alla fine tracciare la fetta che verrà affettata dal salumaio. Cioè, quindi è sicuramente un altro elemento molto molto importante. Sì, velocissimo, confermo che il settore è ovviamente di massimo interesse. Mi aggancio anche a quello che ha detto prima Andrea, che probabilmente è più difficile ed è stato più difficile in passato vedere una via di crescita per l'equity rispetto al debito, in quanto il debito, visto che anche in periodi di difficoltà le aziende storiche sono sopravvissute bene, hanno ripreso a crescere e hanno dato continuamente valore al proprio prodotto. E infine lato tecnologia, è importante come la filiera di prodotto, anche la filiera di tecnologia, di impiantistica, di macchinari, di IT a servizio dell'agroalimentare. E noi la accompagniamo spesso e volentieri, anche perché sono poi aziende che hanno veramente, sono delle eccellenze italiane, non sempre conosciute perché non le abbiniamo sempre al prodotto, però sono veramente delle eccellenze sul mercato. C'è poco da aggiungere, diciamo, un settore che ha sempre presentato, più di altri, diciamo, una resilience nei momenti di downturn economico, non dei tassi di crescita, diciamo, eccessivi nei momenti buoni. Quello che con Perluca cerchiamo di fare è proprio di accompagnare quegli imprenditori che invece, anche beneficiando, va detto, di un momento, di un contesto di mercato adesso un po' più favorevole, vogliono fare un salto in più. Allora qui sì che il tema dell'investimento, che sia per acquisizioni, che sia in tecnologia, che sia in nuovi approcci commerciali, ecco, paga e permette di avere delle over performance che di fatto rendono poi i ritorni di queste aziende simili a quelli che si ottengono su altri settori, quindi più vivaci, diciamo. Benissimo. Allora, io ringrazio tutti di essere stati qua questa mattina, ringrazio a Via Capitale Alternativa di Finanza SGR, grazie a Criteria Capitale e a Banco BPM. Quindi noi ci rivediamo poi settimana prossima, come sempre ritroverete il video su Divisa.